Un inizio in grande stile per puntare in alto. Non sappiamo come andrà il campionato della Century Futsal Latina, di sicuro però si è partiti con il piede giusto. La presentazione che si è svolta venerdì 30 settembre presso il Circolo Cittadino ha infatti fatto registrare un notevole successo di pubblico, di giovani e di giornalisti. A presiedere a questo importante appuntamento, che dà di fatto il via alla stagione 2011-2012 della società Futsal, tutto lo staff dirigenziale al gran completo. Rocco Prezioso, presidente, Antonello Calvarelli, vicepresidente, Giacomo Mignano, presidente onorario, e Roberto Martin, direttore sportivo, ma anche i responsabili dell'Accademia dello Sport, Marco Bretoni e Andrea Parmigiani, che con la società Pontina di Calcio a 5 condividono un interessante partnership. L'Accademia, infatti, nata 3 anni fa, vanta al suo interno circa un centinaio di bambini impegnati in diverse categorie giovanili e ha condiviso insieme alla Futsal il progetto della loro crescita sportiva, che si spera possa culminare tra qualche anno con l'inserimento in prima squadra. Non sono mancate infine, oltre al titolare della Century Claudio Loggia, main sponsor della squadra, le autorità politiche, il consigliere Andrea Palombo e il sindaco Di Giorgi, che non hanno mancato di esprimere parole di apprezzamento per questo progetto che sta ormai in rampa di decollo. La prima partita di campionato della Century Futsal Latina è infatti prevista sabato 2 ottobre in quel di Ceriara. Sarà un battesimo di fuoco, considerato che proprio questa società, retrocessa lo scorso anno, è di fatto una delle candidate che vanta maggiori credenziali per la conquista della vittoria del girone. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.